Quando Carlo Magno diventa imperatore? Nell'Ottocento Carlo Magno diventa imperatore, viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Grazie alle sue grandi capacità riesce a gestire un territorio vastissimo, a governare un territorio vastissimo, delegando ogni feudatario al controllo e alla gestione del territorio, che in cambio doveva fornire un esercito in caso di guerra. Doveva garantire al monarca un esercito in caso di guerra. Carlo Magno diffonderà anche il cristianesimo, che sarà la religione di Stato. Ciao a tutti, al prossimo video!